Questo è un appuntamento che già, insomma, si sta portando avanti da tempo. Quali sono le finalità? L'Ordine dei farmacisti è sempre stato sensibile a queste manifestazioni dove siamo protagonisti per l'educazione sanitaria su quelle che sono delle grosse patologie estive, quali le malattie cutanee, la giusta alimentazione. In un periodo particolare della vita dei cittadini in cui, diciamo, il Covid ha cambiato il nostro modo di agire, il nostro modo di vivere. Distanziamento sociale, mascherine, guanti, i medici che ricevono solo per appuntamento lasciano spesso il cittadino in crisi, non trovando delle risposte giuste a quelle che sono le loro tematiche. Noi farmacisti siamo sempre presenti, sempre a disposizione della grossa collettività e quindi in manifestazioni come queste troviamo la giusta dimensione per dare quelle informazioni che sono necessarie e utili che per la vita sociale. Allora, l'iniziativa riprende altre iniziative che sono state fatte negli anni precedenti, ora sono 2 anni che non la facevamo, e verrà dislocata su 6 lidi nella nostra provincia, su Catanzaro Lido, su Staletti abbiamo Copanello e Caminia, mentre su Montepone, appunto, qui siamo ospiti del Marina Blu, e poi chiuderemo su Soverato all'Hotel San Domenico, mentre sulla costa tirrenica ci sarà il Cool Bay. L'iniziativa nasce dall'idea di portare sulla spiaggia, in questi periodi chiaramente dove c'è una maggiore esposizione al sole, un esperto dermatologo, un biologa nutrizionista e chiaramente poi un farmacista. Un'iniziativa sposata in pieno dall'amministrazione comunale, che ha voluto dare sostegno a questa notevole iniziativa perché si svolgerà una manifestazione sulle nostre coste, sul nostro bel mare, per dare rassicurazione a chi vuole vivere il mare con sicurezza e con attenzione. Quindi tutti al mare con grande sicurezza e con l'attenzione da parte dell'Ordine dei farmacisti che ha avuto questa lodevole iniziativa favorita e sposata dall'amministrazione comunale. Noi farmacisti abbiamo sempre cercato di fare questa opera di educazione presso i nostri clienti, pazienti, per abituarli ad esporsi al sole, ma ad esporsi in maniera corretta, usando le protezioni adatte, evitando le ore magari di maggiore intensità solare. Sappiamo che i raggi ultravioletti hanno l'esposizione al sole ha degli effetti positivi che vanno dal miglioramento dell'umore a una serie di effetti positivi su tutto il nostro organismo, potrebbero in eccesso dare degli effetti negativi, quindi l'importante è proteggersi bene. Ma queste iniziative sono importanti perché rientrano in un contesto ben più ampio che quello che l'Ordine dei farmacisti, nella fattispecie la Fondazione del Caduceo, da anni sta introducendo in questo mondo, che è un mondo di sanità globale. E proprio in quest'ottica, quello a cui noi stiamo tendendo di dare il nostro contributo è cercare di mettere assieme le varie professioni per raggiungere un unico obiettivo finale, che è quello di una concezione di salute unitaria. Cosa si intende? Che ci sia la parte medica, la parte formativa e informativa, che ci sia la parte farmaceutica e, come vedremo, anche la parte dei biologi, dei nutrizionisti. Questo per quale motivo? Perché dare le giuste direttive affinché quello che è una vacanza gradevole, un momento di ristoro e di riposo, lo sia veramente a 360 gradi, non demonizzando magari l'esposizione al sole, ma dando le giuste direttive sull'esposizione, su come fare e soprattutto sulla buona nutrizione affinché praticamente tutto rientri in un'unica finalità, che è quella del benessere e del wellness in generale. Io parteciperò a questo evento organizzato qui sul territorio calabrese che prevede la collaborazione di diverse figure professionali. Io mi occupo di nutrizione e collaborerò insieme ai medici, ai dermatologi, ai farmacisti nell'ottica di una visione di benessere completo. Perché il biologo nutrizionista? La nutrizione è fondamentale in ogni aspetto dell'anno, quindi tutte le diverse stagioni. Un'alimentazione invernale è differente da un'alimentazione estiva.
in estate l'alimentazione può essere un valido alleato, sia come fonte di energia, ma non solo, può portare dei benefici in modo tale da migliorare l'esposizione al sole, o meglio resistere. In estate si hanno anche degli orari un po' diversi, no? Quindi si sta spesso più all'aria aperta, si sta spesso a mare, si svolgono diversi aperitivi, la stessa giornata si allunga ed è facile entrare un po', cedere un po' negli eccedere e quindi cedere agli eccessi. Quindi il biologo nutrizionista in questo evento servirà proprio per regalare dei piccoli consigli per come affrontare meglio l'estate e per come effettivamente l'alimentazione può essere una valida alleata per affrontarla nel migliore dei modi. Come ogni anno, la presenza di dermatologi, di farmacisti e di nutrizionisti vuole portare al consiglio della migliore esposizione solare, cioè trattenere il bene del sole e del mare e ovviamente limitare quelli che possono essere gli effetti nocivi delle radiazioni solari. E quindi un'opera, diciamo, di studio e soprattutto di diciamo, educazione alla popolazione che si affaccia alla stagione estiva a prendere correttamente il sole.